Qui siamo partiti, dunque girone C, Fontanafredda Sacilese 0-1, Union Pro La Fina d'Ora 0-0, Mori Santo Stefano Kras Repen 0-0, Mezzocrona Legnano 2-0, Tamai Alto Vicentino 0-2, Belluno Clodiense 1-0, Triestina Montebelluna 0-1, Giorgione Bianco Scudati Padova 0-4 e Union Arzignano Chiampo Drò 0-1. Girone D. Abano Calcio Este 0-1, Mezzolara Scandicci 2-1 e queste due si sono disputate ieri, queste partite sono risultati finali. Virtus Castelfranco Imolese 0-1, Bellaria Fiorenzuola 0-1, Piacenza Rimini 0-1, Romagna Centro Terme Albano Terme 0-0, Fortis Juventus Formigine 0-0, Fidenza Delta Porto Tolle 0-2, Atletico San Paolo Correggese 2-2 e Ribelle Jolly Monte Murlo 1-2. Adesso il girone E ve l'avevamo, se non ricordo male, già dato. Vediamo di andare al girone F. Un attimo di pazienza che dobbiamo aggiornare nella nostra console. Andiamo velocemente di nuovo con un po' di musica. No, I'm feeling, I just need to try to settle down. Oh, a million faces pass my way. Oh, they're all the same. Nothing seems to change. Anytime I look around, no, who knows just what the future holds. All I want to know is if it's with you. Tired as hell and falling up the stairs, filled with a thousand cares as you walk out from the bedroom. It feels like all my fire is gone, girl. You just turn. Eccoci, abbiamo il girone F, Celano Marsica Termoli 2-1, Recanatese Matelica 0-0, Agnonese Amiternina 0-1, Giulianova Jesina 2-1, Chieti Vispesano 1-2, Maceratese Campobasso 1-0, Fano Civitanovese 1-1, San Benedettese Fermana 4-0 e Castelfidardo San Nicolò 1-0. Passiamo subito al girone G. Un attimo di pazienza sempre per l'aggiornamento e passeremo al girone G. Girone G. Astrea Arzachena 3-1, Aprilia Fondi 1-1, Ostia Mare Lupo Castellarumani 0-2, Isola Liri Nuorese 2-3, Palestrina Olbia 1-2, Terracina Viterbese 1-2, Cinzia Sora 0-0, Budoni Selargius 2-1. E ci manca una partita ancora che è Anziolavino San Cesareo che è sull'1 a 3. Adesso vediamo un attimo il girone H, Cavese Città di Brindisi 1 a 1, Taranto Arzanese 0 a 0, Grottaglie Sarnese 2 a 1, Bisceglie Francavilla 0 a 0, Gelbison Scafatese 1 a 0, San Severo Fidelisandria 0 a 0, Rossoblu Potenza Gallipoli 0 a 1, Puteolana Pomigliano 1 a 0, Manfredonia Monopoli sta iniziando in questo momento perché è prevista per le 16. Vediamo se riusciamo ad andare anche al girone I, eccolo qui, Astrea Arzachena 3 a 1. Un attimo perché è andato via lo schermo. Scusate, ma siamo assolutamente completamente in diretta. Anzi, tra breve, finito questo aggiornamento al volo della Serie D, ci collegheremo, cercheremo di collegarci con Volpiano per l'incontro di Eccellenza Piemonte Volpiano-Ivrea, di cui trasmetteremo le fasi finali in diretta. E poi ci ritroveremo per i finali della D, che spero ci arrivino in modo un po' più veloce, un po' più organico rispetto a questi aggiornamenti. Per esempio, in questo momento siamo un po' in difficoltà per darvi il girone I. Un attimo ancora di pazienza. Ci terremo a darvi il girone I perché è l'unico girone che non siamo, di cui non siamo riusciti a darvi neanche una situazione provvisoria. Allora, Neapolis Akragas 2 a 1, Nello Stellati Frattesi Agropoli 3 a 1, Tiger Marcianise 0 a 1, Orlandina Gioiese 1-0, Toracuso Montalto 1-0, Interregio Rende 0-0, Battipagliese 2 Torri 1-0, Rocella Leonfortese 3-0 e Noto Sorrento 1-0.
Adesso un po' di musica e poi vedremo di andare a collegarci col nostro Davide per l'incontro tra Volpiano e Ivrea. Ci scusiamo perché questo inizio della missione è stato un po' concitato, ma siamo soli in studio e dobbiamo gestirci completamente da soli tutti gli aggiornamenti e quindi capirete che non è facilissimo. Torniamo a Paolo Nutini mentre cerchiamo di raggiungere Davide. Phone, you know it never stops. It's the last thing I hear at night and the first thing in the morning. And as I let it start to burn my head, you slowly creep into bed. I'm done with all the talking. You say you know how I'm feeling, I just need to try to settle down. Oh, a million faces pass my way. Oh, they're all the same. Nothing seems to change anytime I look around. Oh, who knows just what the future holds. All I want to know is if it's with you. Tired as hell, falling up the stairs, filled with a thousand cares, as you walk out from the bedroom. And though it feels like all my fire has gone, girl, you just turn me on. Can't believe how much I want you. You say you know how I'm feeling, I just need to try to settle down. Pass my way. Oh, they're all the same. Nothing seems to change anytime I look around. Oh, who knows just what the future holds. All I want to know. E rientriamo in diretta dallo studio. Siamo in collegamento con Davide Maino a Volpiano per l'incontro di cartello del girone A dell'eccellenza Piemonte tra Ivrea e Volpiano. Ci senti, Davide? Io ti sento forte, Francesco. Benissimo, allora ci aggiorni sulla situazione e poi puoi proseguire in diretta fino al termine. Sì, siamo al minuto 37 qui al Goglio di Volpiano, il punteggio è di Ivrea 2, Volpiano 1, con la squadra di casa che si era portata in vantaggio al sesto e primo tempo con Menabò. E Ivrea è tornata al pareggio con Piero Bon al minuto 15 e si è portato in vantaggio poco dopo al 19esimo con Koster. Partita bellissima, specialmente il primo tempo, con occasione di ambo le parti. Ora il secondo tempo si sta trascinando con le formazioni forse un po' stanche. Ora Ivrea in avanti con Plumbai, la difesa del Volpiano allontana e riparte con Arente che prende qua da centrocampo e lancia sulla sulla destra Saltito che punta il diretto avversario. Dentro per Valtecci che si fa rinfallare il tentativo di cross da Munari e respinge il calcio d'angolo. Il gioco fermo in questo momento, c'è forse un cambio da parte di Ivrea, si muove qualcosa dalle parti di Mister Rizzo. Ti dicevo, partita molto gradevole, specialmente nel primo tempo. Un secondo tempo che vede tutte le squadre scendere un po' di tono quando siamo arrivati nelle partite finali. No, non c'è nessun cambio. Caccia Parente dall'angolo, alla dentro Missionario, attenzione Santoro, calcia alto, altissimo Santoro. Bomber di casa oggi non ha vissuto certamente la sua migliore partita stagionale. Restituisco il mio scudo, comincia Bastianelli che si appresta a cacciare l'allenamento da fondo. Bene, ma se vuoi continuare, continua pure. Noi non abbiamo altri campi oggi. Ok. Allora, se te la senti, vai ora. Tranquillo, ti interrompo io se ho qualche aggiornamento della Serie D. Benissimo. Palla che ora è a centrocampo con Plumbai che la difende molto bene, prova a rilanciare su Trotter, sotto anticipato dal suo diretto di marcatore di Benedetto. Ora è Piero Bon che subisce fallo quando siamo nei pressi del cerchio di metà campo.
ottima partita di Piero Bond, vero, che ha sopportato, che ha portato il peso dell'attacco Orange praticamente tutto sulle proprie spalle. Ora c'è un cambio, però Volpiano che inserisce Mascolo, è uscito il numero 2 Lampe dietro appunto Mascolo per la squadra bianco-blu, che nel secondo tempo è riuscita a rendere più solo due occasioni. E Monari che si appresta a cacciare e andare dentro. Monari che serve ora a Chiappero, largo sulla destra. Fa bene il numero 7 Orange, tocca al limite dell'area, che prova a difendere il pallone molto, fa molto bene, cerca dentro Plumbay, attenzione a Plumbay, non ci arriva per un attimo, la palla si perde sul fondo, è Ignazzi che non perde tempo e si appresterà a calciare non prima del cambio in casa Ivrea. Ivrea sostituisce il numero 9 Plumbay e inserisce il numero 17 Venturato, il giovane Venturato, classe 97. Buona prova di Plumbay, che non è riuscito a rendersi pericoloso, ma ha offerto una prova davvero generosa. Ora segnalo intanto dallo studio il doppio vantaggio del Cila Verghe sull'Inveruno nel girone B della Serie D. A te la linea. Vai. Zaccarelli. Attenzione con Parente. Parente numero 8 di casa. Il corpo centrocampista di casa ha subito un fallo quando siamo sulla tre quarti di Ivrea. Sulla palla in terra. Parente non perde tempo, serve subito Valtecci sulla destra che se ne va, salta Cazzini, palla dentro di Valtecci, attenzione, palla pericolosissima in mezzo all'area, bravissimo Giacoletto a respingere il calcio d'angolo. Calcio d'angolo che si appresta a battere il numero 11 Amoruso. Amoruso caccia, nulla di fatto, respinge molto bene Stocker. Che si perde quando siamo all'altezza della metà campo bianco-blu. Parente per le famiglie interminate, c'è ancora Parente che cerca di realizzare le idee, lancia ma trova sulla sua strada Graziolo per Girobon per di nuovo su Girobon, molto bella questa trama offensiva dell'Ivrea, palla che viene respinta in palla laterale da Di Benedetto. Siamo alle battute finali e sfida di Goia, partita ancora in equilibrio, quindi Ivrea sempre più avanti 2-1. Ora è Stocker che prova a saltare Parente, ce la fa Stocker si sarebbe Girobon al limite dell'area, Girobon prova ad andare via Fidoni, cade a terra, nulla di fatto, si rialza subito il secondo giocatore dell'Ivrea, Ignazzi potrebbe calciare lungo. La palla ora verso il secondo campo e attenzione perché la trascina fino in fondo sarà di un altro calcio d'angolo per il Volpiano che sta spingendo fortissimo nelle partite finali. È il numero 16 Salvizzo che si incarica della punizione. Palla dentro, attenzione Santoro anticipato di un soffio con Piero Bon che prova a rilanciare i suoi. Punizione sulla tre quarti Ivrea per la trascinata ai danni di Piero Bon. È stata veramente vibrante e non ha lasciato mai un momento di noia. Per esempio non è stato brillantissimo, sono state molto grandi occasioni da ambo le parti. Una rete di calcio lungo ora per Chiappero, che però non riesce a far finire la sfera, che si perde in palla laterale. Vediamo che il Volpiano, questo campionato, è ancora imbattuto tra le amiche. Sarebbe pertanto di un gran colpo da parte di Ivrea, lo porterebbe nei piani altissimi di questa classifica. Ora Zaccarelli che prova a calciare su davanti bianco-blu. Attenzione perché Salvini era riuscito a anticipare sul grande marcatore, la palla ora però in fondo laterale. Molto attenta a trovare Orange in questo secondo tempo. Rodardini che appoggia Venturato che prova a perdere palla, ora è ancora Parente che prova a spedire Amoruso sulla sinistra, palla che si perde larga, gravi rimette laterali in favore della squadra Orange, la quale si caricherà il numero 2 Mazzone. A che minuto siamo? E dovremmo essere vicini al 45esimo minuto.
Perfetto, perfetto. Al 42esimo, insegnano i miei colleghi. Hai il termine, quindi. Hai per sono caso al qualche.